Adesso è arrivato il momento di annunciare un'altra macro categoria, quella delle imprese. E partiamo dal settore Health and Pharma. Il premio è Eccellenza dell'anno, Innovazione e Leadership, Rigenerazione ossea. Il premio va a Greenbone Orto. Per essere una startup d'eccellenza in rapida ascesa sin dalla sua fondazione nel 2014, per essere un punto di riferimento all'avanguardia a livello globale nel settore della ricostruzione ossea del legno, per aver saputo coniugare innovazione e ispirazione naturalistica, ricerca e qualità. Grazie a voi, buonasera a tutti. Io lo sto chiedendo a tutti e naturalmente anche dicendoci qual è l'importanza di un premio come questo, di ricevere un riconoscimento in un momento sicuramente complicato. Ma prima di tutto vi ringrazio molto perché è un riconoscimento e mi lasci dire una onorificenza che ci inorgoglisce. Colgo l'occasione per ringraziare ovviamente tutti i colleghi e in particolare la cito fin dall'inizio, la dottoressa Anna Tampieri, oggi direttore dell'Istituto del CNR di Faenza, che è la mamma e l'inventrice della tecnologia sulla quale è nata la nostra azienda e che ci sta portando auspicabilmente a questa innovativa soluzione nella cura dei gravi danni ossei che affliggono molti pazienti. Quindi questo per noi è veramente un punto importante nel cammino dell'azienda perché ci fa capire come quanto è stato fatto da tutti quanti noi e grazie ai nostri investitori direi finalmente è arrivato ad un punto che attira l'attenzione e quindi dimostra di poter rispondere alle prospettive che questo progetto aveva fin dall'inizio. Per quanto riguarda il momento attuale, noi siamo una startup, o meglio oggi una PMI, ma di fatto nell'anima una startup, quindi dobbiamo e siamo ottimisti per natura, specialmente nel momento in cui si investe e si fanno così tanti sforzi su una tecnologia innovativa e di conseguenza auspichiamo e siamo convinti che i risultati che abbiamo ottenuto, che stiamo ottenendo e che puntiamo ad ottenere nei prossimi anni permetteranno alla nostra società e ai pazienti che vogliamo curare di arrivare ad un traguardo che finora non era stato mai raggiunto. Insomma, poi sì, certo, tutto questo è la sintesi, insomma, l'abbiamo già detto, ma io lo voglio sottolineare perché è importantissimo, soprattutto per il settore di cui stiamo parlando, la sintesi di innovazione, ricerca e qualità, e che non si danno per scontate necessariamente, insomma, poi tutte insieme, ecco, tutte insieme è ancora più importante ricordarle. Assolutamente, questa è una tecnologia totalmente italiana che come dicevo nasce dall'Istituto del CNR di Faenza. La nostra azienda è partita agli inizi del 2015 e grazie appunto a questa tecnologia oggi abbiamo la possibilità di utilizzare un pezzetto di legno come quello che vedete nelle mie mani che grazie al consolidamento di questa conoscenza che ha permesso di comprendere come all'interno di questo pezzetto di legno di rattan la struttura dei canali dove scorrono i vasi linfatici è così simile alla struttura dei canali delle nostre ossa dove scorrono i vasi sanguigni, di riuscire a prendere del legno, dargli la forma dell'osso da ricostruire e trasformarlo completamente fino ad ottenere un materiale che ha la stessa composizione chimica dell'osso umano ma trattiene all'interno quella struttura di canali che grazie alla natura abbiamo ricevuto attraverso questo legno. La combinazione di queste caratteristiche più alcuni elementi dovuti alle nanotecnologie che utilizziamo fa sì che per la prima volta riusciamo ad avere delle porzioni di sostituto osseo di dimensioni grandi che una volta inserite nell'organismo consentano non solo di essere integrate
ma di portare ad un reale fenomeno di rigenerazione e quindi essere progressivamente riassorbito nel tempo e sostituito da nuovo osso funzionale. Quindi l'obiettivo nostro è quello di riuscire a dare ai pazienti l'opportunità, e stiamo parlando di pazienti che hanno dei danni significativi da trauma piuttosto che da altre condizioni che portano ad una perdita di sostanza ossea, di ambire a ritornare ad avere il proprio osso naturale, cosa che attualmente si riesce o si può tentare di ottenere solo grazie al trapianto d'osso, che rimane la chirurgia d'elezione, il che vuol dire però autodonarsi una porzione d'osso e quindi avere un danno per ripararne un altro. Siamo molto soddisfatti di avere completato tutto il percorso dalla ricerca da banco fino all'ottenimento del prodotto, perché oggi siamo in clinica, abbiamo diversi pazienti trattati, alcuni anche in Italia, e ottenuta la marcatura CE, quindi la certificazione del prodotto alla fine dello scorso anno, oggi possiamo dire che il nostro sostituto osseo non è più solamente o non è più tanto un prodotto in via di sviluppo, ma è un prodotto ed è un sostituto osseo, un dispositivo medico pronto per la commercializzazione. Beh, dottor Pradella, a lei e a tutta la Green Bone Ortho va un applauso virtuale, insomma dovrebbe essere fragoroso, ma insomma noi penso che arrivi lo stesso, no? Anche perché non poteva essere più chiaro e più lineare nello spiegarci anche come funziona quello che fate ogni giorno. Quindi grazie mille per questa testimonianza. Grazie a voi tutti. Grazie e complimenti ancora e in bocca al lupo per tutto. Ci rivediamo, spero, insomma, per altri riconoscimenti per i Le Fonti Awards. Non vediamo l'ora e quindi arrivederci a presto. Arrivederci. Grazie.